Ciao ragazzi, oggi vediamo il bike check della nostra e-bike. Si tratta di una Lapierre AM600 modificata in questa maniera. Innanzitutto nelle sospensioni, davanti abbiamo una Lyric da 180. L'ammortizzatore abbiamo messo quello della versione più bella, quindi con credo 55 di escursione, e quindi siamo passati da 150 a 165, mentre davanti siamo passati da 150 a 180, quindi abbiamo rialzato la bicicletta, il che da un lato è meglio, dal lato è peggio perché si alza anche il movimento centrale. Ah, un'altra cosa, quanti token ho dentro rispetto all'enduro, che magari ne metto uno, qua ne metto due, perché la bici pesa di più e quindi ci vuole secondo me un assetto più consono all'utilizzo proprio di una e-bike. Idem con patate, qua dentro ci sono più token per rendere la curva più progressiva. Abbiamo cambiato la trasmissione originale e abbiamo messo un 11 velocità XO. Abbiamo cambiato le pedivelle, abbiamo messo le SRAM e X1 che sono veramente belle e soprattutto rispetto ad altre sono della lunghezza giusta, cioè 170 mm sono lunghe 170 mm, non che hanno il pezzettino più lungo perché poi le aziende fanno il buco o di qua o di là per risparmiare. Questo è un altro piccolo dettaglio. I freni, stai fermo Claudio, sono i nuovi Code RSC con la regolazione della contatto delle pastiglie, sono freni nuovi, sono freni che mi piacciono tantissimo perché sono ultra potenti e quindi adattissimi per un utilizzo e-bike, ma conservano sempre la super modularità, no, merda, si dice modulabilità, scusate, dei freni SRAM. Mettiamo il beep. Altre cose che voglio farvi vedere, del manubrio una chicca, perché i manubri che usiamo noi sono i Descendant in carbonio, sono lunghi 75 cm. Il fatto che l'e-bike noi la guidiamo in un modo molto più simile alla DH che a una bicicletta da escursionismo, quindi per poter usare il manubrio in carbonio ma con la larghezza nostra, che cosa ho fatto? Ho preso delle manopole che avevano collarino interno e esterno, le ho segate. Le ho tenute più larghe di 1 cm, quindi ho 77, e gli ho messo i tappini che comunque proteggono in caso dovessi cadere e quindi non danneggiare il carbonio. Voi mi dite perché tutto sto casino? Perché a me piace moltissimo questo manubrio, ha un feeling che mi fa impazzire, ma non volevo sacrificare la larghezza che io utilizzo. Usiamo un attacco manubrio, sempre Truvative, 40 mm, reggisella Reverb con il nuovo comando, che è una figata pazzesca. Uno dei nostri marchi di fabbrica, il campanello nascosto, che si può attuare anche mentre si frena. Pedali, immancabilmente troviamo HT. Questa è la versione AE05, il top di gamma in alluminio. Un pedale che non so se riuscirete a trovare in commercio, roba così sottile, ma poi ha un feeling, una qualità che è incredibile. Mi ero dimenticato delle ruote, è il mio primo paio di ruote in carbonio. Ce le ho su queste, sulla bicicletta da enduro. Mi piacciono molto 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 perché un po' te ne freghi e quindi è per quello che mi piace una ruota, perché non devi ogni volta che vai controllare i raggi che non si svitano, cioè è una ruota fatta bene, è garantita vita e si chiama TRSR Carbon. Mi ero dimenticato prima, quando parlavo di manopole, qual è il modello. Si chiama Cross Trainer ed è della Odigrip, Made in USA. Ci vediamo con le gomme. Allora, ragazzi, sulle gomme ci sarebbe da parlare veramente tanto. Perché, prima di tutto, perché questa bicicletta esce con le Plus e noi le abbiamo tolte ancora prima di usare le Plus? Perché? Perché a nostro avviso le Plus vanno bene benissimo per un utilizzo turistico, un utilizzo più tranquillo. Lì vanno benissimo, anche meglio di queste. Però quando si fa una determinata disciplina, si calca un po' la mano e si desiderano determinate prestazioni, a nostro avviso le Plus non vanno bene. E quindi abbiamo montato un paio di gomme prettamente da downhill, quindi con la carcassa di HKesen. In questo caso sono delle Maxxis, al posteriore il Minion DHR2, che è per me la gomma migliore al mondo perché scorre bene, cioè è
Maxxis ne sa, diciamo, in versione super tacky, quindi molto morbida, e davanti abbiamo sempre una Maxxis High Roller 2-3C Max Grip. Occhio ragazzi al 3C, perché c'è una bella differenza tra i vari 3C. Il Max Grip è la mescola più morbida che Maxxis ha a catalogo. Spero che questo bike check vi sia piaciuto, spero di essermi ricordato tutto, adesso ci ripenso e semmai poi riaggancio. Questo è tutto da Luca Masserini e la Gravity School, a presto! Mannaggia, vedi che mi ero dimenticato una cosa, la sella. Usiamo Cromag, in questo caso la Lynx, perché è un modello abbastanza imbottito, un giusto compromesso per un utilizzo enduro, i bike, comunque per stare tanto seduti. E poi il motore è un Bosch. Quindi abbiamo detto tutto questa volta, ciao, a presto!